tutto parte dai fatti reali, ma la costruzione del romanzo, l'arte che sottende, li rende ancora più reali. Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Einaudi 1961, oggi anche nelle edizioni Adelphi. Il primo fatto vero era stato l'omicidio di un sindacalista, Accursio Miraglia, Sciacca, nel 1947. Il secondo fatto vero, un libro di Renato Candida, comandante dei carabinieri ad Agrigento, che Sciascia aveva recensito nel 1957. Il tutto diventa verissimo con il capitano Bellodi, che guida la locale stazione dei carabinieri, e con Mariano Arena, il mafioso che spadroneggia ed è mandante degli omicidi. Oggi, fra romanzi, cinema e inchieste romanzate, i personaggi mafiosi non si contano più, ma spesso cadendo non nel fantasioso, bensì nell'irreale. Quella raffigurata da Sciascia era una mafia della realtà, con il risultato che lo scrittore si attirò addosso le critiche feroci di chi negava l'esistenza stessa della mafia, così accusandolo di infamare la Sicilia, e quella di chi leggeva in Arena, che è il mafioso del romanzo, una presunta onorabilità che invece ai mafiosi doveva essere in tutti i modi negata. Come spesso gli è capitato, Sciascia non si trovava né con gli uni né con gli altri, ed è proprio questo a renderlo uno dei più grandi autori di sempre, un volteriano siciliano che della sicilianità era figlio e che alla sicilianità rivolgeva l'accusa più pesante, senza appello: il non credere nelle idee, il non credere che il mondo possa essere diverso da quello che è sempre stato. I suoi libri sono un incrocio grandioso fra saggistica e narrativa. Narra con lo scrupolo del saggista, di uno storico che non tralascia di indagare le fonti anche minori e dimenticate, e avanza nei suoi saggi con la penna secca e felicissima del narratore elegante ed efficace. Chi ha visto il film realizzato da Damiano Damiani nel 1968 non creda di conoscere il libro, forse ne conosce la trama. Certo ricorderà alcune frasi, divenute poi abusati modi di dire, come le cinque categorie in cui Arena divide l'umanità, dagli uomini ai quaquaraquà. E chissà quanti di quelli che lo ripetono sanno di star citando il linguaggio di un mafioso. Ma non ne gusta la profondità. Il nocciolo non è come va a finire, ma come e perché può continuare a durare. Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, edito la prima volta nel 1961 da Davide Giacalone. Buone pagine a tutti.